Roma. Voilà, buon pomeriggio ragazzi, buonasera. Allora, 17 di Av, 17 sapete che è il valore numerico di Tov, che è il bene. E come ho detto, la parola Tov spunta René. René, fantastica. Ho detto la parola Tov 17 e sei spuntata, vedi? Baruch Hashem. Allora, oggi la Yom Yom, il Rebbe ci ricorda il Tzemach Tzedek. Un attimo, mettetevi però in muto, sennò perché ho dei rumori di sottofondo. Ecco, mettetevi un attimo in muto, poi dopo quando leggete, voilà. Allora, il Tzemach Tzedek, cosa ci spiega? Cosa ci ha spiegato a suo tempo? Che il rapporto che c'è tra il fuoco e la Torah interiore. Adesso vediamo di capire un attimo. Allora, la Torah interiore è quella che dà vitalità, come sappiamo, alla Torah rivelata, Torah Shebichtav, Torah Shebealpeh, come abbiamo visto più volte. Ciao Rossella, ciao carissima. Ho parlato di te oggi, vabbè, tra parentesi, dopo ti riprendo. Ciao Allora, Sara, se cade la linea sono fuori, te lo dico. vabbè, intanto ne approfittiamo ogni minuto che sei con noi. Ecco, le toscane vere tra noi, perché io sono una fanza, io sono adottata. Voi, Rossella e René sono le vere. Allora, Rossella in particolare, poi credo. Allora, dicevo che la Torah interiore dà vitalità alla Torah rivelata. E ci dà un esempio, dice, quando una persona studia un'alakha, no? Sappiamo l'importanza dell'alakha. E adesso che non abbiamo il Beit HaMikdash, dice dov'è che si trova la Shekhinah, la presenza divina, beh, Arba Amot Shel Halakha, nei quattro lati, diciamo, della Halakha. E quando uno studia una Halakha e sa che, Dio non voglia, a un certo punto, quando finisce il suo tempo in questa terra, imparerà la stessa Halakha in Gan Eden, questo accende un po' di fuoco in lui, cioè nella persona che studia l'Halakha. Oggi è mancato, avete sicuramente sentito, Piero Angela, no? Che suo padre era uno dei giusti di Israele che aveva salvato delle famiglie ebree durante la guerra. E sapete che da noi la prima parola che diciamo la mattina è il Modeani, ringrazio, la riconoscenza. Dunque abbiamo questa, trovavo giusto, diciamo, doveroso ricordare una persona di grande valore, che ha portato tanto non solo alla cultura generale, all'Italia, al mondo, ma anche in quanto, cioè, in quanto uomo, cioè l'atto proprio umano che aveva lui e che ha ereditato dal padre e che a quanto pare il figlio anche continua nelle orme del padre e del nonno. E che ci siano veramente nel mondo solo persone veramente giuste e care al popolo ebraico e a tutti noi. Passiamo adesso a Humash. Allora, oggi incominciamo la nuova parasha. Ciao Francesca. Ciao. Intanto, tra uno studio e l'altro, approfitto per salutare Francesca in femmini. Refuash le mare, ben Francesca, per Ramache Varave, Shassagi Dava, Men che ne razzon. Parashat Ekev. Allora, pagina Amen, 700. grazie. Amen che ne razzon, certo. 757, Chumash Devarim, capitolo 7, Passuk 12. Allora, come vi ho detto anche nel messaggio, partiamo questa settimana con le brachot, bellissime brachot dell'inizio appunto della parasha di Eke. Vediamo anche il primo Rashi che è importante e che sottolineeremo. Allora, io parto intanto. Dunque, Vehaya, e avverrà che, se darete ascolto, e come precisa Rashi appunto, anche alle parti apparentemente trascurabili di queste leggi, e sottolineiamo apparentemente, queste leggi e le osserverete, le metterete in pratica, allora Hashem, il nostro Dio, manterrà fede al patto e userà la bontà che ha giurato ai tuoi padri. Allora, questo dare ascolto, Lishmoa, Shma Israel, ascolta Israel, Tishmeun, ascolterete, darete ascolto. Allora, Ekev, vediamo di analizzare un po' l'etimologia del termine Ekev, ok? Ekev, allora, Ekev in ebraico vuol dire anche tallone, ok? Dunque, Rashi spiega e dice,
se diamo ascolto anche alle mitzvot, ai precetti leggeri, tra virgolette, che l'uomo è solito calpestare, no? È che tallone, calpestare con i suoi talloni, allora Hashem custodirà per te la sua promessa. Allora, cosa sono queste mitzvot, diciamo, che l'uomo è solito calpestare? Ah, vabbè, questo non è molto importante. Ah, questo non è molto severo, no? Mettiamo, visto che di mitzvot ne abbiamo nel preciso 613, di cui vabbè, una parte che si può attuare solo in Eretz Israele, solo nel Mikdash, eccetera, dunque diventano un po' per noi che abitiamo fuori anche meno. Però comunque ce ne sono tante importanti e ovviamente, logicamente, umanamente, diamo più, cioè, più valore, più importanza alle mitzvot che la loro punizione, poi anche molto grave, no? Parliamo come peccati capitali, lo cerchiamo di evitare qua. Altri diamo un po' meno importanza. E allora qui arriva la parasha di Ekev. Ekev, tallone, che vuol dire anche tallone, e dice, no, attenzione, se proprio, anzi, quando diamo, mettiamo l'accento anche ai precetti che l'uomo è solito calpestare con i talloni, nel senso non dare quell'importanza dovuta, e sì, le attuiamo con la stessa enfasi, con la stessa importanza, con lo stesso entusiasmo che diamo alle altre mitzvot forti, importanti, allora è lì che meritiamo veramente che Hashem attua appunto il suo patto e la bontà appunto che aveva giurato ai nostri padri. Un passo veramente forte, veramente importante. Tutte insieme, veia Ekev Tishmeun, Et Ja, ich gebe dich mal unter. ha-mishpatim ha-ele, Et ha mich patim ha ele. ushmartem, Us martem. assitem otam, Da sitem otam. ושמר אדוני אלוהיך Beshamar Adonai Eloecha. לך Lecha. את הברית Et ha brite. ואת החסד Ve ha hesed. אשר נשבע לאבותיך. Asher nishba le akitikha. Rabotecha. E adesso andiamo fino a 20, d'un fiato. Allora, dunque, guardate la ricompensa nel caso in cui mettiamo, e dobbiamo assolutamente, attenzione, mettere l'enfasi e sottolineare queste mitzvot. Ti amerà, guardate i termini che usa la Torah. Hashem ti amerà, ti benedirà, ti farà aumentare di numero, benedicendo il frutto del tuo grembo, il frutto della tua terra, il tuo frumento, il tuo mosto, il tuo olio, i nati del tuo bestiame, i nati migliori del tuo gregge sulla terra che ha giurato ai tuoi padri di darti. Dunque, guardate quante brachot straordinarie, meravigliose, toccanti meritiamo quando sì, attuiamo anche quelle mitzvot che ci sembrano meno importanti. Non solo, sarai benedetto più di tutti i popoli, in te non ci sarà né maschio infecondo né femmina sterile, neppure tra tuo bestiame. E continua, come vi ho detto, incominciamo, no, la settimana con queste meravigliose brachot. Allontanerà da te ogni malattia. Eviterà di colpirti con tutti i brutti flagelli dell'Egitto che hai potuto conoscere, ma piuttosto li riverserà su tutti i tuoi nemici. Potrà sterminare, letteralmente, divorare tutti i popoli che Hashem sta per dare in tuo potere. Il tuo occhio non dovrà impietosirti di loro, né dovrai prestare culto alle loro divinità, perché ciò costituisce un inciampo per te. Fermiamoci un attimo su questa frase. Noi sappiamo che i tre segni dell'ebreo, come l'animale per essere kasher, ha due segni, ruminante e zoccolo spaccato, l'ebreo per essere considerato tale deve avere tre segni, Rachmanim, Baishanim e Gomlech Hasanim, con misericordiosi, pietosi, umili e che fanno del bene. Qui, un attimo, cosa abbiamo appena letto? Il tuo occhio non dovrà impietosirti di loro, perché la pietà è alla base
dei geni dell'ebreo, e guai se no, ma attenzione, ci sono delle eccezioni alla regola. Perché aver pietà di chi non si può e non si deve aver pietà è molto pericoloso, perché poi ritorna su di te. E lo vediamo tutte noi, chi molto più, chi molto meno, come sempre nella vita, abbiamo avuto tutte sicuramente un'esperienza dove abbiamo avuto pietà o troppa gentilezza con persone sbagliate e si è riversato contro di noi. Dunque sì la pietà, sì la bontà, ma attenzione, sapere quando, a chi e come. E aver pietà dei nostri nemici è pericolosissimo per noi, perché se non Abba le orghe hashkem le orgo, colui che viene ad ucciderti, tu devi precederlo, perché se non lo precedi sarà lui a ucciderti e sarà la tua fine. Fiducia in Hashem, Passù 17. Però prima leggiamolo sul testo, da 13 a 17. Va ahevecha, uverachecha, vehirbecha, uverach, privit. פניך ופרי אדמתך, דגנך ותירושך ויצהריך, שגר על עפיך ואשתרות צונך, על האדמה אשר נשבע לאבותיך לתת לך. ברוך תהיה קטורדיצ'י מכל העמים, לא יהיה בך עקר ועקרה ובגנתך. קווינדיצ'י, והסיר אדוני ממך כל חולי וכל מדווה מצרים הרעים אשר ידעת, לא ישימם בך, ונתנם בכל שונאיך. ואכלת את כל העמים אשר אדוני אלוהיך נותן לך, לא תחוס עינך עליהם. ולא תעבוד את אלוהיהם, אסולוטמינטה נו סרבירי לא רואידולי, כי מוקש הוא לך. מוקש הוא ננשם, פרנקל לברייק מודרנו, כונדו סיוזה, מסותם הנה פרום מוקש, וולדירי, כונדו צ'ה פרזנטי אונה בומבה, נו? כפו סקופיארה, הוא מוקש, אטנציוני. Ok, questo per quanto riguarda questi psukim, che chi prega nel Sidur di Nosa Chabad, Mozza e Shabbat, dopo l'Abdalah, si usa recitare minimo due persone insieme perché uno benedice l'altro, e tra le benedizioni, ci sono proprio questi psukim che abbiamo appena letto adesso. Dunque, ogni Mozza e Shabbat, poi vi farò vedere nel Sidur, l'Ineder, ci sono queste Berachot. Aspettate, ce l'ho a portata di mano. Ve lo fa, già che ci sono, ve lo faccio vedere. Allora, chi ha anche il chitat che vi ho donato a tutte, nell'ultima parte dove avete la tefilà, abbiamo le Mozze Shabbat. Ecco, vedete, pagina 235 del chitat del Sidur. Ok? E vi dico, ecco. Baruch atah ba'or, vedete, nella pagina 236, dopo Amalach HaGoel Oti Mikol Ra, vedete, pagina 236, dunque c'è la prima parte, la seconda Amalach HaGoel e poi giù. Baruch atah ba'ir, baruch atah ba'sadeh, baruch tanah, baruch b'pinecha, yetzav Hashem et ha'bracha, ok? E ci sono dunque tutte queste brachot che abbiamo visto. Dunque, parte da 235, come vi ho detto, va a Hefcha uverachecha veirbecha, terz'ultima riga di pagina 235, va a Hefcha uverachecha veirbecha uverach qui avidnecha ufriad matach, degancha vetiroshcha vitzarecha, shkara rapecha veashterotzonecha, la damasha mishpa lavotecha ratet lach, baruch tie mikol amim, lo yibecha akar vakara vivimtecha, veisir Hashem itako holi vechol madvi mitzrayim arvim araim asher yadata, lo yisim nambach, un danam bechol sonecha. Vedete? Vi ho riletto, però stavolta nella pagina 235 e 236 del Sidur del Chitat, ok? Dove diciamo appunto queste bellissime brachot, ogni Mozzei Shabbat uno benedice l'altro, si fa minimo in due persone. E passiamo al 17. Forse in cuor tuo potresti dire, questi popoli sono molto più numerosi di me, come potrò cacciarli? Domanda, no, che umanamente ti potresti porre. Allora Hashem ricorda non aver paura di loro. Ricorda sempre, cioè Mosè, al popolo di Israele, ricorda sempre quello che Hashem, tuo Dio, ha fatto al Faraone, a tutto l'Egitto. Le grandi prove della sua potenza, che i tuoi occhi hanno potuto vedere.
del suo diretto intervento, le piaghe prodigiose, la possente mano di Hashem nella peste degli animali, il braccio disteso che colpì i primogeniti con cui Hashem, tuo Dio, ti ha fatto uscire da lì. Hashem, tuo Dio, farà la medesima cosa a tutti i popoli a causa dei quali tu ora nutri timore. Dunque, non dimentichiamo dove siamo adesso, siamo posizionati, cronologicamente parlando. Rachel dal Panama, non ci credo, fantastica sei, meravigliosa. Rachel, stiamo studiando i psukim, siamo Parashat Ekev, Perek Zain, Pasuk Chaf, capitolo 7, Pasuk 20. Allora, benvenutissima tra noi, carissima. Allora, dicevamo, c'è la domanda. Devono entrare adesso in Eretz Israel? Ci sono sette popoli molto forti. Ok, l'Egitto era la più grande potenza del mondo, però era un popolo, qui ce ne sono sette. Potresti dire, questi sono molto più numerosi di me, per non dire anche molto più forti, come potrò cacciare? Cosa dice Mosè? Vi rinfresco la memoria, cari ebrei. Allora, dove eravate? In Egitto, la più grande potenza del mondo? E elenca, come abbiamo appena letto, le piaghe, la peste, i primogeniti, tutti i prodigi miracolosi che Hashem ha fatto. E come allora, non siete voi che siete usciti con la vostra forza, ma è Hashem tramite i suoi miracoli vi ha fatto uscire, vi ha promesso ai vostri padri di farvi uscire, non miracolosamente di più. L'ha fatto, così lo farà anche adesso. 20. Hashem tuo Dio manderà il calabrone e vediamo veramente che, a quale calabrone si riferisce. Allora, i calabroni era un insetto particolare, una specie di insetto, precisa Rashi, che iniettava veleno, li castrava e accecava gli occhi dovunque si nascondessero. Ok? Questo era il calabrone di cui si riferisce qua. Dunque, manderà anche il calabrone contro di loro fino a che tutti i sopravvissuti e quelli che si erano nascosti da te non saranno distrutti. Vediamo da 17 a 21, leggiamo insieme. Kitomar bilvavcha, rabim haguim ha'eli mimeni, echa uchal lehorisham. Eno, lo tira mehem. Zachor, tizkor, come Shabbat, sì? Ricordati dello Shabbat, qui ricordati l'importanza della memoria, mai dimenticare il passato. Zachor tizkor et asher asa Adonai Elohecha lefarò ulchol Mitzrayim. Hamassot hagdolot asher ra'u enecha ve'aotot ve'amoftim ve'ayad hachazaka ve'azro'a hanutuya asher hotziacha Adonai Elohecha ken ya'aseh Adonai Elohecha lechol ha'amim asher ata yarim itnehem. וגם את הצירה ישלח אדוני אלוהיך בם, עד עבוד הנשארים והנסתרים מפניך. ונתונו חפאה. נון תספוונטריה קאוזה לורו פרקי השם, כסיטרו ואימת זאתה, אונדיו גרנדה אתמי. רחל, תוצ'י פוי לג'ר, פסוק, פוליה פרופיטריה די רחל. ונתונו חפאה, וגם עושה רחל צ'י פוי לג'ר. Intanto vado avanti in italiano. Hashem, tuo Signore, scaccerà a poco queste nazioni da davanti a te. Non potrai distruggerle rapidamente per evitare che in conseguenza dei tuoi possibili peccati le bestie selvatiche non ti temano più e aumentino di numero a tuo danno. Perché noi sappiamo, quando Caino ha ucciso suo fratello Abel, Hashem ha dovuto dargli un segno, ok? Doveva tenere sulla fronte, perché? Avendo commesso più grave dei peccati in assoluto, che era l'omicidio, ha perso, si chiama il Tzelem Elohim, l'ombra divina che noi umani, ebrei in particolare, abbiamo. Avendo, come dicevo, commesso questo gravissimo peccato e avendo dunque perso questa Shekinah, questa presenza divina dal volto, gli animali quando vedono un tzaddik non lo attaccano. Perché? Perché nel tzaddik, nel giusto, vedono questo alone di santità che li protegge come uno scudo per i tzaddikim e loro non attaccano mai la kedushah. Quando invece manca di una voglia di santità, è lì che l'animale attacca. Dunque, cosa succede? Se non dice Hashem, Mosè a nome di Hashem, entrerete in Eretz Israel,
distruggerete i popoli come Hashem vi ha promesso, con miracoli, come con l'uscita dall'Egitto, ma sarà graduale, come abbiamo appena letto, poco a poco. Perché? Visto che peccati voi, purtroppo c'è la possibilità che ne fate, allora le bestie selvatiche non vi temeranno più e dunque vi possono attaccare. Dunque, e aumentino di numero a tuo danno. Dunque Hashem te le metterà davanti, le disorienterà finché non saranno distrutte. Metterai i loro re nelle tue mani e distruggerai i loro nomi da sotto il cielo. Nessuno potrà resisterti finché non li avrai annientati. E arriviamo a 25. Dunque riprendiamo da 21, no, 20, pardon. Lo itiazzev ish befanecha ad ishmitcha otam. Dunque metterai il loro re, come abbiamo detto. E arriviamo adesso a 25. 25 è molto, molto, molto importante. Cosa che purtroppo, quando siamo arrivati in Israele, la prima volta allora, e poi dopo, soprattutto dopo la Shoah, non abbiamo attuato questo desiderio, questa volontà divina, e ne paghiamo le conseguenze fino ad oggi. E qual è questa volontà tanto importante, questa legge, questi precetti che non abbiamo messo in atto? Vediamo subito. Brucerai nel fuoco le sculture delle loro divinità. Non desidererai e non prenderai per te l'argento e l'oro che è su di loro, per non essere a causa di ciò indotto all'idolatria. Perché essa rappresenta un abominio per Hashem, o Dio. Non dovrai far entrare in casa tua alcun idolo abominevole diventando come quello, condannabile allo sterminio. Lo dovrai assolutamente detestare, abborrire, perché è votato allo sterminio. Dunque, cosa vi dicevo? Noi non abbiamo diritto di avere niente né sul suolo di Eretz Israel, né nelle nostre case private, anche fuori di Eretz Israel, che ricordi il culto pagano o l'idolatria, Kelkonk. E perché facendo così andiamo contro la volontà di Hashem. Dunque non è una mancanza di rispetto verso le altre culture, come potrebbe sembrare, ma è proprio un divieto divino. E questo deve essere qualcosa di molto importante e molto chiaro. Psile Elohim tisrefum ba'esh, lo tachmo che se vedava lehem ve la carta lach, pentivakesh bo ki tovata donai lachavu, ve lo tavito eva al betecha ve ita cherem kamo, shaketz te shatzeno ve taev te taven ki cherem. E arriviamo al capitolo 8, oggi concludiamo con i primi 10 psukim del capitolo 8. Un'altra volta vediamo di nuovo sottolineata l'importanza e la consapevolezza dei miracoli nel deserto e la promessa di una terra speciale. Dunque, ancora in questo nuovo pere, come all'inizio della parasha che abbiamo visto l'importanza di osservare anche le mitzvot che l'uomo ha l'abitudine di non mettere l'accento, e qui sottolinea ogni mitzvah per farci capire che tutte le mitzvot, da quella che a noi sembra più importante fino a quella che a noi sembra meno importante, in realtà hanno tutte la stessa valenza, perché hanno tutte un filo, diciamo, conduttore, che è la volontà di Hashem. E questo l'abbiamo visto più volte, se vi ricordate, quando abbiamo studiato nel Chumash Vayikra i sacrifici, le korbanot, ed è ripetuto innumerevoli volte, Reach Nichoach Hashem, profumo gradito ad Hashem. Quante volte abbiamo spiegato, gli animali bruciati non è proprio un profumo gradito, ma come Rashi l'ha riportato anche più volte, allora ho chiesto e la mia volontà è stata attuata. Bikashti venasare etzoni. Questo è quello che è gradito ad Hashem. Hashem ci chiede di attuare le sue mitzvot e tutte sono la sua volontà.
Noi non siamo niente e nessuno per dire questo è più importante, questo è meno importante. Sono tutte la volontà di Hashem. Dunque, dovrete mantenere l'osservanza di ogni precetto. Attenzione, ogni precetto che vi ordino oggi, mettendolo in pratica dall'inizio alla fine, dal primo all'ultimo, così che possiate continuare a vivere e aumentare di numero, arriviate a prendere possesso della terra che Hashem vi ha promesso ai vostri padri. Dunque, ancora tutto vediamo come le mitzvot non solo sono attuare la volontà di Hashem, ma è la condizione per il bene. Noi tutti umani vogliamo il bene, in salute, in gioia, in figli, in parrasà, e la lista è molto lunga di tutto quello che vogliamo. E Hashem ti dice, vi do tutto e voglio darvi tutto, però c'è una condizione. La condizione è amarmi e seguire le mitzvot con amore, con entusiasmo e con fervore. Tutti insieme. Kol ha-mitzvah. Kol ha-mitzvah Per anochi mitzvah yom. asher anochi mitzvah hayom zeh Mitzvah decha. hayom Tishmerun la'asot. tishmerum la'asot Leman tichin. leman titiun Urvitem. rabitem Uvatem. ubatem Virishtem et haaretz, Venishtem et haaretz asher nishba Adonai la'avotechem. Asher nishba Adonai le avotechem. Allora, questo ogni precetto, ogni kol ha-mitzvah, vedete le prime due parole del capitolo 8? Kol ha-mitzvah, ogni precetto. Allora, poi abbiamo però un midrash agadà. Cosa dice questo midrash agadico? Che se tu hai iniziato, attenzione, da ricordare perché è un principio molto importante, se hai iniziato ad adempiere ad una mitzvah, ad un precetto, completa la sua esecuzione, perché viene attribuito come merito solo chi lo ha portato a compimento. E ci porta l'esempio di Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, sappiamo che quando gli Israele erano intenti a raccogliere tutto l'oro, l'argento e gli indumenti che erano molto preziosi degli egiziani prima di uscire dall'Egitto, cosa fa Moshe Rabbeinu? Si occupa delle ossa di Moshe, di Yosef, pardon, con Sera, figlia di Asher, che gli mostra l'ubicazione della bara nel Nilo di Yosef, pronuncia una formula grazie alla quale la bara sale e si occupa dunque delle ossa di Yosef, che Yosef aveva fatto giurare ai suoi fratelli e loro a loro volta ai loro figli, nipoti, fino ad arrivare appunto all'uscita dell'Egitto, che l'avrebbero preso con loro una volta usciti dall'Egitto. E Moshe Rabbeinu attua la volontà di Moshe, di Yosef, pardon, e si occupa delle sue ossa. Cosa succede però di fatto? Dove è stato sepolto Yosef? Giustamente come voleva Hashem in Eretz Israele. Ma chi l'ha sepolto Hashem? Mosè, punto di domanda? È Mosè? No, bravissima, Sondrin, perché Mosè non è entrato, dunque non poteva essere lui. Dunque chi l'ha fatto sono i Bnei Israele. E dunque è scritto le ossa di Yosef che i Bnei Israele hanno portato dall'Egitto, le seppellirono a Shechem. Ma un attimo, era Mosè che le ha portate dall'Egitto, non i Bnei Israele. Perché è scritto i Bnei Israele? Perché di fatto chi ha completato l'opera della mitzvah di attuare l'ultimo desiderio di Yosef, cioè di essere sepolto in Eretz Israel, sono stati i Bnei Israel. Dunque la mitzvah è attribuita ai Bnei Israel e non a Moshe. Ok? Dunque un Rashi molto molto importante che ci insegna qualcosa di molto importante. Due, ricorda tutta la strada e di nuovo ritroviamo il Zahor. Vedete ancora? Vezacharta, Zahor, Tiskor, Zacharta. Ricorda tutta la strada che Hashem ti ha fatto percorrere nel deserto durante questi 40 anni per affliggerti, così da metterti alla prova e sapere ciò che avevi nel cuore, se avresti o no osservato i suoi precetti, senza discutere come precisa Rashi e senza esitare. Prima ti ha afflitto, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha dato da mangiare la manna che non conoscevi, non conoscevano neppure i tuoi padri, per farti capire che l'uomo non vive di solo pane, ma che l'uomo vive di ogni parola che esce dalla bocca di Hashem. Bellissimo, importantissimo, passuk, molto molto conosciuto. Durante questi ultimi 40 anni, grazie alle nuvole protettive,
Il tuo vestito è rimasto pulito e non ti sei logorato addosso. Il tuo piede non si è mai gonfiato per essere rimasto scalzo. E come nel preciso dice Rashi, le nubi della gloria detergevano i loro abiti e li stiravano, rendendoli simili a vesti eleganti. Quanto ai loro piccoli e bambini, veniva che mentre crescevano, le loro vesti crescevano con loro, così come il rivestimento di una lucertola cresce con essa. E i piedi non si è, sono ingrossati come fa la pasta, come avviene normalmente a chi cammina a piedi nudi e loro per 40 anni nel deserto. Dunque, ricorda tutti i miracoli, non solo i grandiosi miracoli che Hashem ha effettuato in Egitto, che tanti di loro erano piccoli, forse non si ricordano, o tanti non erano ancora nati mentre adesso vi sta parlando Mosè. Ma sì, vi ricordate? Vi ricordo tutti i miracoli che avete vissuto sulla vostra pelle. I vestiti sono cresciuti con voi, erano sempre lavati, stirati, impeccabili. Dunque, avete vissuto anche voi sulla vostra pelle questi grandiosi miracoli. Devi quindi riconoscere e sentire col tuo cuore che Hashem tuo Dio ti corregge alla stessa maniera in cui un uomo corregge il suo figlio quando dice all'inizio che ci ha afflitto. Allora, ci ha afflitto, all'inizio avevamo fame. Questo perché? Come un padre che vuole il bene del figlio e per correggerlo talvolta deve affliggerlo. Dunque dovrai rispettare i precetti di Hashem, procedendo nelle sue vie, avendo timore di lui, perché Hashem ti sta portando in una terra buona, una terra di torrenti d'acqua, di fonti, di acque sotterranee che sgorgano in pianura e in montagna, una terra di frumento, di orzo, di viti, di fichi e melagrane, una terra di olive che producono olio, di miele e di datteri, una terra nella quale non mangerai pane in povertà, in cui non mancherai di nulla, una terra le cui pietre sono ferro e dalle cui montagne scaverai il rame. Tu mangerai, ti sazierai e dopo dovrai benedire Hashem per la buona terra che ti ha concesso. Allora, questa lista, come avete sicuramente tutte riconosciuto, sono le famose Chita, Seora, Gefen, Tehenna, Rimon, Zait, Vetamar, dunque i sette frutti di cui si loda Eretz Israele. E concludiamo con la lettura, dunque da 4, Simlat Chalov al Tamealecha, Veraglecha Lovatzecha, זה 40 שנה, וידעת עם לבביך כי כאשר יעשה איש את בנו, אדוני אלוהיך מייסריך, ושמרת את מצוות אדוני אלוהיך ללכת בדרכיו ולראותו. כי אדוני אלוהיך מביאך אל ארץ טובה, ארץ נחלי מים, עיינות ותהומות יוצאים בבקעה ובהר, ארץ חיטה ושעורה, וגפן ותאנה ורימון, ארץ זית שמן ודבש. ארץ אשר לא במסכנות תאכל בה לחם, לא תחסר כל בה, ארץ אשר אבניה ברזל ומהרריה נחושת, תחצוב נחושת, ואכלת ושבעת וברכת את אדוני אלוהיך לארץ הטובה אשר נתן לך. Cosa vi dicono queste due parole? ואכלת, mangerai, ושבעת, e ti sazierai, וברכת, e benedirai. Vai Rachel, da qui la mitzvah, che è mitzvah Birkata, mi di viene in mente la Birkata Mason. fantastica, ovviamente, della Birkat Hamazon, che è una mitzvah di Midoraita, appunto, della Torah. Mangerai, ti sazierai e benedirai. Cioè, non ti sei saziato, buono, delizioso, benissimo. Adesso però ringrazio Hashem. Voilà, fantastico. René, che tema abbiamo? Ok, ora siamo il 17 di Av. E si va dal Perec 83 all'87. Fantastica, esatto. Capito? Ok, esatto. Allora, vai Sondrin, un canto salmo di Asaf. Aspetta, René, il tuo Perec qual è? 81? 82? 83 proprio. Per qualche giorno. Dubbio. Non ti sento Scusa bene. Sondrin, ma qui c'è il Perec di...
Vedete, ho detto 83, mi è venuta, ho detto un attimo, che qui mi sta René, un E attimo. per calzato Allora, leggi bene. il tuo pere che noi ti ascoltiamo e poi lo leggiamo. Oggi è il tuo pere, il 17 di Av, 17 di mese, parte dall'8. Fra qualche giorno, il 17 di agosto, è il mio anniversario col calendario civile. Ah dai, e compi quanti anni? Compierò 83. Allora qualche giorno ancora, adesso devi leggere 83 perché hai 82. Fantastica. Vai, lechaim arukim, lechaim bri'im, lechaim smechim. Grazie. Da tutte noi, vai, vai René. Allora, in In cammino. italiano? In Sì, vai. italiano? Sì. Leggo in italiano, sì. Allora, un canto salmo di Asaf. Oddio, non rimanere silenzioso, non essere sordo e non restare inerte, oh Signore. Poiché, guarda, i tuoi nemici sono in tumulto e coloro che ti odiano hanno risollevato il capo. Contro il tuo popolo congiurano subdolamente e prendono consiglio contro coloro che da te sono difesi. Hanno detto, venite. Così li escluderemo dalla società delle nazioni, in modo che il nome di Israele non sia mai più ricordato. Poiché si sono consigliati con unanimità di intenti e hanno stretto un patto contro di te. E così hanno detto gli abitanti delle tende di Edom e gli Ismaeliti, gli abitanti di Moab e gli Ugariti, Chebal e Amman. E Amalek, Vale e Ammoni, Amalechi, Filistei con gli abitanti di con Tiro, anche l'esercito la tiro. Siria. Mi fermo qua No, no, e era per basta. leggere veloce i nomi. Anche la Siria si è unita a loro, sono diventate braccio dei figli di Lot. Sì. Dunque, fai 10, fa a loro quello che hai fatto a Midian, come a Sisra, come a Yavin, presso il torrente di Kishon, furono annientati, sono diventati concime per la terra. Rendi i loro capi come Oreb e Zeeb e tutti i loro principi come Zebach e Zalmunna. Leggo io perché sono difficili questi nomi, non per altro. Sono molto Avevano sì. detto: noi ci conquisteremo i magnifici pascoli di Dio, o mio Signore, rendili come la pula che turbina, come la paglia in balia del vento, come un fuoco che brucia una foresta, come una fiamma che rende desolate le montagne. Così inseguili con la tua tempesta, perseguitali con la tua bufera, riempi il tuo volto di vergogna e forse allora ricercheranno il tuo nome Hashem. Siano per sempre svergognati e atterriti, allora pieni di onta periranno. Concludi 19, e così. E così sapranno che tu, il cui nome è Hashem, sei unico e sei l'Altissimo su tutta la terra. Ah, hai visto che bel passuk ti è rimasto? Molto bravo. Ecco, adesso tutti insieme i primi due psukim, Lichvod René, Shir Mizmor le Asaf, Elohim. Elohim, Al Damilach, Aldamilach, Al Techerash Alteherash. e Al Tishkot El. ואל תשקוט אל, כי הנה אויביך יהמיון. כי הנה אויביך יש מאבן מיון ומשנאיך ומשנאיך נשאו ראש. נשאו ראש. Adesso leggo per tutte voi. Alamcha yari musod vitiatzu al tzfunecha amru lechu v'nachidem bigoi ve'lo yizacher shem Yisrael od. Ki no atzu leiv yachdav alecha briti chrotu. Ahole edom v'ishmaeli mo'av v'hagrim gval v'amon v'amalek. Pleshet in yoshve tzor. Gam ashur nidvaimam hayu zroa li v'ne lot sela. Ase lahem ke midyan, ke sisra, ke chiyavin b'nachal kishon. Nishmedu be'en dor hayu domen la'adama. Shitemu, nedivemu, ke orev v'chizev. וכזבח וכצלמונה כל נסיכם, אשר אמרו נרשה לנו את נאות אלוהים, אלוהי שיתמו כגלגל כקש לפני רוח, כאש תבער יער וכלהבה תלהה תרים, כן תרדפם בשעריך ובסופתך תבעלם, מלא פניהם קלון ויבקשו שמך אדוני, יבושו ויבהלו עדי עד, ויחפרו ויאבדו וידעו כי אתה שמך אדוני לבדיך עליון על כל הארץ. פה טרנקווילמנטי קונקלודטה דא 84. A 85, 87 incluso. E Francesca, ci sei?
זכות הרבי מלך המשיח יגן עליי ועל כל אוהביי ועל כל מי שבשם ישראל יחוני ועל כל אוהבי ותומכי ישראל. שיר למעלות. אשא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני, עושה שמיים וארץ, אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא יישן, שומר ישראל, אדוני שומריך, אדוני צילך יד ימיניך, יומם השמש לא יככה, וירח בלילה, אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם. פסטיקה. זכות הרבנית הצדקנית תגן עליי ועל כל אוהביי ועל כל מי שבשם ישראל יחונה ועל כל אוהבי ותומכי ישראל. שיר המעלות לדוד. שמחתי ואומרים לי בית אדוני נלך עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו ששם עלו שבטים שבטיה עדות לישראל להודות לשם אדוני כי שם ישבו כסאות למשפט כסאות לבית דוד שאלו שלום ירושלים ישליו אוהבייך יהיה שלום בחילך שלווה ברמונותייך למען אחי ורעי אדברה נא שלום בך למען בית אדוני אלוהינו אבקשה טוב לך. Fantastiche ragazze, abbiamo avuto addirittura il Panama con noi, e voilà, e Trieste, e Pisa, e Milano, e Forte dei Marmi, e la montagna che non mi ricordo dove, e Bologna, e bravissime tutte, fantastiche, non ho parole. Shavua Tov, Besorotto Vot.